Le ricordo che è ancora sotto giuramento. Sì, signore. Signor Wilbur, come giudica la deposizione da signorina Vito? Davvero impressionante. E anche carina, vero? Ci piace, sì, ci... attraente. Signor Gambini. Scusi, forse no. Signor Wilbur, in base alla sua grande esperienza, può affermare che tutto quello che la signorina Vito ha detto al banco dei testimoni è perfettamente esatto? Lo può? Sì, lo posso affermare. Ed esiste secondo lei la minima possibilità che la Buick guidata dai due imputati abbia lasciato quei segni sulla strada? Coraggio, risponda, non succede niente. In effetti, no. No, grazie, non ho altre domande. Vostro onore, chiamo a deporre lo sceriffo Falley. Lei può andare, signor Wilbur. Sa di essere ancora sotto giuramento? Sì, signore. Sceriffo Farley, cosa ha scoperto? Su invito ho svolto una rapida indagine per verificare se per caso una Pontiac Tempest del 63 risultasse rubata o abbandonata di recente. Il computer interrogato conferma che due ragazzi simili nella descrizione agli imputati sono stati arrestati dallo sceriffo della contea di Jasper, Georgia, alla guida di una Pontiac Tempest rubata del 63, color verde menta metallizzato, con cappotta bianca e pneumatici Michelin modello XGV misura 75R14. E tutto? No. Erano in possesso di un revolver 357 Magnum. Sceriffo Falley, solo per rinfrescare la memoria alla Gotte, di che calibro era il proiettile che ha ucciso Jimmy Willis? 357 Magnum. Nient'altro da aggiungere?